Situazione infortunati, permane l'emergenza a centrocampo. Contro il Bari resteranno ai margini Rizzo e Brugman, ma c'è Federico Viviani in evidenza al debutto in campionato nel secondo tempo del match di Varese. In attacco invece bisognerà aspettare ancora un po' per rivedere all'opera Sforzini. Soltanto riposo a scopo precauzionale, affaticamento per Gianmario Piscitella, che oggi ha ripreso regolarmente col gruppo. In compenso nel reparto arretrato tornano Rossi e molto probabilmente anche Raffaele Schiavi, che dopo la frattura dello zigomo, storia della prima giornata, domani si sottoporrà a TAC. Al telefono il professor Vincenzo Salini, responsabile del settore sanitario della Pescara Calcio. Sarà decisivo il responso di questo esame, no? Sì, domani il ragazzo si sottoporrà a una TAC di controllo per vedere come le tre fratture del seno mascellare e della parete orbitale sono, in che condizioni sono, se sono guarite. Diciamo che i tempi tecnici tendenzialmente sono quelli di 30-40 giorni, ormai ci siamo perché domenica dovrebbero essere 30 giorni, quindi anticipiamo qualche giorno l'esame. Se l'esame darà un esito negativo, ovvero le fratture sono consolidate, il ragazzo domenica sarà disponibile. Ecco, le sensazioni quali sono? Ma le sensazioni sono positive, perché il ragazzo già da qualche giorno sta bene. Il problema è che bisogna essere certi che la frattura sia guarita, perché i problemi di quella della regione del corpo, di quella regione anatomica, è che se ha di nuovo un trauma potrebbero esserci delle conseguenze, insomma, anche veramente gravi. Ecco, si era parlato nei giorni scorsi di questa maschera protettiva che dava problemi di natura visiva al ragazzo, ma è un fatto normale, no? Sì, difatti il problema era proprio quello, nel senso che noi abbiamo fatto fare questa maschera per lui su misura a Roma, in una struttura dove si rivolgono tutte le squadre professionistiche. Purtroppo il ragazzo non riesce a controllare il pallone quando lo ha sotto i piedi, quindi diciamo non riesce ad essere sicuro del controllo palla, e quindi ha espresso questo tentennamento, questa insicurezza al mister. Il mister giustamente ha deciso di lasciarlo a riposo, diciamo. Ecco, quindi diciamo che se domani l'attacco darà esito positivo, potrà giocare senza maschera protettiva sabato contro il Bari il giocatore. Sicuramente sì.